Stai ascoltando la seconda stagione dell'OKNES Podcast, dove la mente incontra l'analisi transazionale. Questa stagione è gentilmente offerta da OTA Academy, partner d'eccellenza per manager e professionisti che vogliono portare ad un livello superiore i propri processi aziendali grazie ai potenti strumenti dell'analisi transazionale. Rivivi tutte le emozioni delle passate edizioni sulla nostra pagina Instagram e sul nostro podcast. Visita il nostro sito web www.festivalanalisitransazionale.it per non perdere nessun aggiornamento. Buon ascolto e che l'OKNES sia con te! Benvenuti, benvenuti al Festival dell'Analisi Transazionale 2022, la seconda edizione di questo grande evento dedicato alla psicologia, alla crescita personale e che ha la missione di promuovere la cultura dell'OKNES nel mondo. Io sono Petra Sannipoli, psicologa, psicoterapeuta e analista transazionale e sono qui con voi in questo speech per parlare di un argomento assolutamente importante e interessante. Sapete che quest'anno il grande tema del festival è la relazione e ora andremo a vedere cosa succede quando questa relazione si interrompe. Il titolo di questo speech è Vivere il lutto, saper trasformare un legame che continua, e parleremo di questo tema così profondo e importante con una collega e amica carissima, la dottoressa Chiara Gaggi. Ciao Chiara e benvenuta! Grazie, bentrovati. Bentrovata a te, Petra. Bentrovata a te, Chiara. Allora, prima di darti la parola e veramente poterti ascoltare rispetto a questo tema così grande e così bello, possiamo dirlo, ti chiedo di presentarti. Dicci in pochi secondi chi sei e come mai hai accettato questo invito ad essere una relatrice del Festival dell'Analisi Transazionale 2022. Ok, allora sono psicologa e innanzitutto psicoterapeuta analista transazionale. Lavoro privatamente come psicoterapeuta, però poi sono anche psicologa delle emergenze. Lavoro sia come volontaria di protezione civile con un'associazione di psicologi delle emergenze, ma lavoro anche con l'azienda regionale per l'emergenza sanitaria. Ho accettato di partecipare, di accettare questo invito perché mi sento parte di questa grande famiglia e sarebbe stato come dire no a un invito a una festa. Sono stata invitata a una grande festa di famiglia e quindi partecipo alla grande festa della T. Grazie, grazie mille Chiara. È vero, è proprio una grande festa ed è bello per noi essere insieme qui oggi. Bene, io ti sto per lasciare la parola. Prima di farlo, ricordo a tutti i partecipanti che mentre ascoltate l'intervento di Chiara potete appuntarvi le vostre domande e potete scrivercele sui nostri canali del festival. Alla fine dell'intervento daremo spazio ad alcune delle vostre domande, sempre in forma anonima, per tutelare la vostra privacy. Ed ora non resta che goderci questo bellissimo speech. Chiara, io sarò sempre qui, ora ti lascio la parola, lascio a te il palco del festival e buon ascolto a tutti. Ecco, grazie Petra. Allora, eccoci qua. Quando Petra mi ha proposto di partecipare al festival, chiedendomi anche di pensare a quale poteva essere un tema che stesse a me a cuore e che fosse un po' al centro del cuore del grande tema delle relazioni, tra i tanti quello che forse più un po' è saltato all'occhio, al mio occhio, è stato proprio questo, quello del lutto. E ho pensato che potesse essere anche un tema sia che destasse curiosità, che potesse destare curiosità,
ma anche un tema un po' forse provocatorio in questa direzione, perché potremmo dire, potremmo anche pensare come possiamo parlare di relazioni quando appunto la relazione si interrompe, che c'entra il lutto con le relazioni, se la relazione nel lutto non c'è più, perché la persona non c'è più. E allora in tal senso ho pensato che invece potesse essere, come dire, destare curiosità, essere un argomento così che poteva stuzzicare il nostro interesse. Allora, tutti noi conosciamo il lutto come quello stato che vive una persona quando va incontro all'esperienza della morte di una persona cara, di una persona significativa. Quindi il lutto ha una dimensione del tutto individuale, cioè l'esperienza personale in quanto risposta emotiva, affettiva che una persona fa quando perde una persona cara, ma è anche il lutto, anche uno stato, ha una dimensione collettiva, ha una dimensione comunitaria, potremmo dire, no? Infatti sappiamo che quando si verifica una morte e una perdita, di solito ci sono una serie di rituali, anche a seconda delle credenze nelle società in cui viviamo. Anticamente nella società rurale il lutto e la dimensione collettiva del lutto era maggiormente sentita. Oggi nella nostra società ipermoderna questa dimensione collettiva è andata un po' a perdersi. Nell'Africa nera, per esempio, ancora oggi la dimensione collettiva è molto forte e spesso, ecco, succede che per celebrare la morte di una persona cara, le famiglie sospendono il loro tempo, cioè smettono di lavorare, si radunano nelle case e anche sulla base della credenza che il morto è ancora presente, l'anima del morto è ancora presente, per farne memoria. Nel nostro tempo, invece, nella nostra società, il tempo manca e questa dimensione collettiva è venuta parecchio a mancare. Viviamo in un tempo senza tempo, diciamo, siamo in continua accelerazione. Tendenzialmente la nostra società rigetta l'idea del tempo morto, l'idea della pausa e viviamo in una cultura, la cultura potremmo dire della pancia piena, no? Dove dobbiamo avere tanto e abbiamo tanto e forse troppo e facciamo tanto, forse troppo. Quindi questo porta a una conseguenza, al fatto che non siamo per niente abituati a fare i conti con la mancanza e con il vuoto. Invece, entrare nella dimensione del lutto richiede di fare i conti proprio con l'assenza, con la mancanza, e richiede anche di fare i conti con un tempo lungo, perché non esiste elaborazione del lutto, così a breve termine, a stretto giro. Il lutto richiede tempo. Parlare di morte nella nostra società è molto difficile proprio per questo motivo. E a volte potremmo dire che nella nostra società ipermoderna parlare di morte è quasi un tabù. È un tabù proprio per questo, perché siamo nella società del benessere e la morte viene concepita quasi come un incidente di percorso, come un fallimento medico, okay? Quindi parlare di morte diventa difficile perché è un tabù. Al contrario, però, la morte nella nostra società è spesso oggetto di attenzione ossessiva. Se pensiamo, per esempio, alle morti violente, a come occupano lo scenario mediatico, no? Nelle trasmissioni quotidiane, no? Le cronache nere, dominano lo scenario, mediatico. Ecco, entrambe le situazioni, tanto la morte vissuta come tabù, tanto la morte vissuta come attenzione selettiva, attenzione ossessiva, scusate, negano le emozioni connesse all'evento di lutto e connesse all'evento della perdita. Invece, cosa fanno? Amplificano al massimo l'aspetto della sensazione. E questo comporta un rifuggire invece l'esperienza tipica del lutto, che è l'esperienza emotiva di dolore. Se vogliamo entrare nella dimensione del lutto, inevitabilmente dobbiamo fare i conti con le emozioni e dobbiamo fare i conti con il dolore della perdita. Ora, ogni lutto prevede una perdita, non solo una perdita della persona cara, ma anche a volte, molto spesso, una perdita di senso,
Quante volte sentiamo persone che dicono senza di lei, senza di lui, la mia vita non ha più senso. Questo è un rischio. È un rischio perché la persona cara veniva percepita, veniva vissuta come colei che dava senso alla propria esistenza. E quando la persona viene a mancare, allora il rischio è che possa mancare anche il senso che si dava alla propria esistenza. L'obiettivo di questo breve intervento, di questo breve contributo, invece, è capovolgere proprio questa visione, cioè arrivare a dire che non è proprio vero che dobbiamo perdere il senso della nostra esistenza quando andiamo incontro a una perdita grave, a una perdita irreversibile. Anzi, forse quella può diventare un'occasione di acquisizione di senso. E allora ecco che si introduce il concetto di crescita post-traumatica. Molte persone, e questo è stato provato da tanti studi, fanno esperienza di cambiamenti positivi dentro l'esperienza del lutto. Quindi il lutto non porta solamente a depressione e ansia, che sono di solito i disturbi più diciamo, esperiti dalle persone, sia nella prima fase immediatamente successiva alla perdita della persona cara, che anche a volte a lungo termine. Ci sono cambiamenti anche positivi e quello dell'acquisizione di senso, per esempio, e quindi anche del cambiamento nella dimensione esistenziale, nella dimensione spirituale, è un tipo di cambiamento che può avvenire nell'elaborare un lutto. Il lutto, infatti, apporta cambiamenti nella persona, l'esperienza di lutto apporta cambiamenti, cambiamenti a vari livelli, cambiamenti nella percezione di sé, cambiamenti nella relazione con gli altri, cambiamenti nella propria filosofia di vita. Ad esempio, nella percezione di sé, la persona può pensare di sé, vivendo il lutto, di aver acquisito maggiore forza, maggiore capacità di tollerare il dolore e quindi proprio un cambiamento nella dimensione della forza personale, della crescita personale. Oppure una persona nel vivere la dimensione del lutto, può cambiare la relazione con l'altro nella dimensione dell'intimità, imparando ad essere nella condivisione del dolore maggiormente intimo con l'altro. Oppure ancora, una persona può cambiare la propria filosofia di vita, per esempio attraverso l'esperienza di perdita e della vita di una persona cara, acquisendo maggiore valore della propria vita, della propria esistenza o della vita in generale. Una cosa, ecco, che a proposito della perdita e della mancanza è un'esperienza tipica che le persone fanno, è quella di sentirsi, e questo lo riscontro spesso quando accompagno persone nella elaborazione del proprio lutto, del proprio vissuto di dolore, è una cosa che mi colpisce perché ritorna frequentemente. La persona si sente come se avesse perso un arto, come se gli fosse stato amputato un arto. Questa esperienza l'ho ritrovata anche in questo diario, si chiama Diario di un dolore di Lewis, di cui vi leggerò qualche citazione, qualche stralcio. Sono appunti che questo scrittore, che ha vissuto a cavallo tra la prima metà del Novecento e la seconda metà del Novecento, ha scritto in seguito alla perdita prematura della sua giovane moglie. Allora, a proposito di questo, io leggerò non nel libricino ma sullo schermo grande. Petra, puoi mandare avanti la slide così tutti possono leggere. Questa è l'esperienza che, ad esempio, ho riscontrato anche in Lewis, che così scrive: io per ora sto imparando a muovermi con le stampelle. Forse tra un po' mi daranno una gamba di legno, ma bipede non lo sarò mai più. E ancora. Quante volte, sarà per sempre, dovrò contemplare sbigottito questo vuoto immenso, come se lo vedessi per la prima volta? Quante volte dovrò dire solo adesso capisco ciò che ho perduto? La gamba mi viene amputata una, 10, 100 volte, e sempre uguale torna il primo morso del coltello nella carne. Quindi questa è l'esperienza tipica che una persona fa, l'esperienza proprio di assenza, di mancanza di qualcosa di fondamentale. E di solito, ecco, l'esperienza del lutto ha una connessione con l'esperienza del trauma. La persona fa un'esperienza di sentirsi minacciata,
e nel sentirsi minacciata vive il mondo come pericoloso e vive anche se stessa come in pericolo. Ok? In questo senso il lutto unito alla dimensione del trauma può anche diventare lutto traumatico. Quando questo si verifica, non tutti i lutti sono traumatici, ci sono lutti che sono lutti normali, perché vissuti nel tempo e nelle modalità congrue. Ci sono lutti traumatici che si verificano quando una persona, superata i 6 mesi, ancora fa fatica ad accettare la perdita irreversibile della persona cara. E quello che sperimenta in termini di emozione e distruggimento è travolgente e viene compromesso il suo buon funzionamento sia a livello lavorativo che a livello familiare. In tal senso, quando parliamo di lutto come trauma e anche di lutto traumatico, introduciamo anche un nuovo concetto, che è il concetto di crescita post-traumatica. Cioè di quell'esperienza che le persone possono fare, al contrario del lutto traumatico, di evolvere, quindi di crescere, di migliorare, di trasformarsi dentro l'esperienza di dolore. Non si tratta per una persona che vive un lutto di recuperare il suo buon funzionamento che precedeva la perdita, ma si tratta di fare esperienza di salire di un gradino in su. Quindi migliorare su vari fronti e su vari aspetti della propria vita. Ora, quando parliamo di lutto, non secondo le teorie psicologiche, parliamo di modelli un po' più, diciamo, tradizionali, datati, e modelli un po' più attuali. Ora, a che ci interessa questo? Ci interessa perché di solito i modelli, no, in voga, tanto nelle scienze psicologiche quanto nelle altre scienze, delle discipline scientifiche, comunque influenzano la visione culturale. Allora, fino a qualche tempo fa si pensava che una persona, per poter, elaborare bene un lutto, per poter fronteggiare e superare un lutto, doveva in qualche modo arrivare a separarsi definitivamente dalla persona che era scomparsa. Questo che cosa voleva dire? Che cosa comportava? Comportava il fatto che la persona dovesse in qualche modo chiudere gli affari in sospeso con il proprio caro, e questo facendolo come? Per esempio, esprimendo tutte le emozioni negative o positive provate in passato o ancora attuali. Dire quello che non era stato detto prima della morte, per esempio, e poi lasciarlo andare. In qualche modo dire addio, e meta e obiettivo dell'elaborazione del lutto era proprio sciogliere il legame. Nei modelli invece un po' più attuali, ed è questo ciò che mi propongo di, in questi pochi minuti, di un po' spezzarvi. È la possibilità che all'interno dell'elaborazione di un lutto invece il legame continui e non si sciolga. Ok? Quindi proprio questo i modelli attuali vanno a mettere in discussione, perché attraverso alcuni studi si è notato che persone normali con una buona elaborazione del vissuto luttuoso ricavavano beneficio dall'esperienza di mantenimento del legame con la persona cara. E allora è stata un po', diciamo, intrapresa questa visione. Ed è importante, per me oggi anche, esserne, diciamo, divulgatrice, perché questa può permeare la nostra cultura. Non è vero che dobbiamo salutare i nostri cari. I nostri cari possono rimanere. Ma com'è possibile, mantenere il legame con una persona che non c'è più? Com'è possibile? Se una persona non c'è più, al suo posto c'è un'assenza. Allora, come possiamo mantenere un legame con un'assenza? Ecco, a questo proposito io mi avvarrò innanzitutto sempre di questo libricino, Diario di un dolore. Chiedo a Petra di andare avanti con le slide. Ed ecco qua. Sono quattro le forme di mantenimento del legame con le persone scomparse. Allora, possiamo sentire la presenza della persona scomparsa, oppure possiamo parlare con la persona scomparsa,
oppure possiamo vivere lo scomparso come guida morale, o ancora parlare della persona scomparsa. Andiamo avanti con le slide, ed ecco per esempio l'esperienza che ha fatto Lewis, sentire la presenza della persona scomparsa. È accaduta una cosa del tutto inattesa. Stamattina presto, per una serie di ragioni niente affatto misteriose, mi sentivo il cuore più leggero di quanto non succedesse da settimane. E all'improvviso, proprio nel momento in cui il dolore per Helen era meno forte, ho avuto di lei un ricordo vivo come non mai. Anzi, qualcosa di meglio, quasi, di un ricordo. È stata un'impressione istantanea, incontrovertibile. Dire che è stato come un incontro sarebbe troppo. Eppure aveva una qualità che quasi induce a pensare a quelle parole. Andiamo avanti. Non leggerò perché abbiamo poco tempo, questa citazione non la leggo purtroppo, però questa è l'esperienza che descrive Lewis nel suo diario, in queste annotazioni, in questi appunti. È l'esperienza proprio di un incontro, non si tratta di una visione statica né di un'esperienza mistica e nemmeno di un'esperienza emotiva, ma proprio di un incontro reale quasi, concreto. Andiamo avanti. Parlare con la persona scomparsa. Accelero un po'. E ancora Lewis scrive: il tempo, lo spazio e il corpo sono state le cose che ci hanno uniti, i fili telefonici grazie al quale comunicavamo. E ora si chiede: la conversazione non dovrà forzatamente interrompersi? Lewis si chiede: ma ora che tu non ci sei più, Helen, come facciamo? Come comunichiamo? E andando avanti, scrive: hai mai saputo, cara, quanto ti sei portata via andandotene? Mi hai spogliato anche del mio passato, anche delle cose che non abbiamo mai conosciuto insieme. E va avanti. Non solo si rivolge a lei, chiedendole di guardare fino in fondo, ma anche alla fine, nelle ultime righe, e anche tu rimprovera, spiega, canzona, perdona. Chiede alla moglie di comunicare. Non solo comunica lui con la moglie, ma gli chiede di comunicare con lui. Andiamo avanti. Un'altra forma di mantenimento del legame con la persona scomparsa è vivere lo scomparso come guida morale. Questo può avvenire o come modello di ruolo, cosa vuol dire? Ad esempio, pensare al proprio padre come a un buon padre e decidere di voler essere come lui, proprio padre defunto. Oppure vivere la persona scomparsa come una guida in situazioni specifiche. Non so cosa fare, devo prendere una decisione importante e penso, cosa avrebbe fatto lui, lei, al posto mio, cosa avrebbe deciso? E ancora, vivere lo scomparso come chiarificazione dei valori, no? Per esempio, Lewis scrive: non posso negare che in un certo senso mi sento meglio e subito provo una sorta di vergogna e l'impressione di avere, per così dire, l'obbligo di proteggere, coltivare, prolungare la mia infelicità. Sono sicuro che Helen non approverebbe. Ecco, in questo senso, per esempio, si affida a quello che farebbe Helen, qual è la scala di valori che Helen ha e come lui può adottare quella scala di valori. E ancora, la formazione di memorie. Cosa vuol dire? Vuol dire che la persona vive la persona cara scomparsa come un pezzo importante della propria biografia. Lewis scrive. Andando avanti, appunto, ecco, io la rivoglio come ingrediente della restituzione del mio passato. Ok? Ancora andiamo avanti. E in ultimo, ancora, un modo per mantenere il legame con la persona scomparsa è parlare della persona scomparsa. Lewis scrive: Helen era un essere meraviglioso, un'anima dritta, scintillante e temprata come una spada. Questa, diciamo, fase, questa modalità molto spesso serve a chi è rimasto in vita a completare la narrazione biografica della persona che non c'è più. Per esempio, parlando della persona scomparsa con gli infermieri, con i medici che hanno accompagnato quel proprio caro fino all'ultimo respiro. Ecco. Sapere cosa ha detto, cosa ha fatto, come ha vissuto fino all'ultimo, serve proprio a ricostruire e a concludere la narrazione di vita di quella persona. Andiamo avanti.
andando molto molto veloce perché vedo che abbiamo sforato con i tempi. Siamo alla fine. Sono due gli elementi fondamentali che nel processo di elaborazione di un lutto è importante tenere presenti. Tanto questo lo fa la persona e tanto lo fa l'accompagnatore esperto che può accompagnare la persona nell'entrare, nell'attraversare dentro il dolore. L'orientamento alla perdita e l'orientamento alla ricostruzione. Finché una persona oscilla in maniera, diciamo, armoniosa tra questi due punti, orientamento alla perdita, orientamento alla ricostruzione, ecco allora che potrà avviare questo processo di mantenimento del legame. Se sarà totalmente sbilanciata sulla perdita, gli aspetti della perdita sono gli aspetti, per esempio, del pianto, gli aspetti dello struggimento, oppure, per esempio, del contemplare una foto e rimanere ancorato a quella foto senza potersene separare. Invece, gli aspetti della ricostruzione sono gli aspetti della ricostruzione della propria vita: la mia vita va avanti e anche la ricostruzione della mia vita senza quella persona cara, con tutti gli affari che quella persona cara ha lasciato in sospeso, dai debiti, dalle case da vendere. Ecco, se ci sbilanciamo, se la persona si sbilancia o solo sulla perdita o solo sulla ricostruzione, questo non favorisce il flusso, diciamo, funzionale, utile, sano dell'elaborazione del lutto. Io sto andando molto veloce perché abbiamo avuto qualche minuto di ritardo. Voglio concludere, andiamo avanti con l'ultima slide, Petra, per dire questo, ecco che fondamentalmente il processo di crescita post-traumatica e anche quello del lutto prevede l'accettazione della coesistenza tanto della crescita quanto della sofferenza, tanto della trasformazione positiva quanto del dolore. Entrambe le cose possono coesistere, cioè il dolore stesso può diventare il motore della crescita. Ora, tutto questo che c'entra con l'analisi transazionale? Mi piace pensare che l'analisi transazionale ed Eric Berne, che l'ha ideata, siano proprio il frutto di una crescita post-traumatica. Eric Berne, prima ancora che essere il fondatore, l'ideatore dell'analisi transazionale, un grande psicologo e psicoterapeuta, è stato un bambino che prematuramente ha perso il proprio papà. Un padre a cui era molto legato. Il padre di Eric, del bambino Eric, era un medico ed Eric lo stimava molto e andava con lui nelle visite ai pazienti. Il padre di Eric è morto di tubercolosi a soli 38 anni. Il piccolo Eric, poi giovane Eric, adolescente, avrebbe potuto lasciarsi sopraffare da questa sofferenza. Invece è diventato medico come il padre e si è aperto a nuove possibilità. Oltre che portare avanti la professione medica, del medico, ha poi studiato psichiatria e psicanalisi e ha investito le sue risorse creative, inventive, innovative e anche professionali per mettere a punto qualcosa di prezioso che ha aiutato e continua ad aiutare centinaia e centinaia di persone in tutto il mondo, che è proprio l'analisi transazionale. Io omaggio Eric Berne oggi a questo festival, sentendomi parte di quelle persone che sono un po', sono state avvolte da questo frutto di crescita post-traumatica proprio di Eric Berne. È stato veramente emozionante, profondo, ma direi anche utile, perché come hai detto tu, poco si parla della morte in questi termini, no? Nella nostra società. Quindi credo che abbiamo veramente bisogno di ascoltare e forse riascoltare più volte le parole che tu ci hai detto. Ora, prima di salutarci, abbiamo lo spazio, come anticipato, per le domande, ok? Ne sono arrivate un paio. Ti leggo la prima. Allora, la prima domanda è questa: come si fa a capire se una persona ha veramente elaborato il lutto? Ora, non so se questa persona si riferisse a se stessa o ad altri. Ecco, Chiara, cosa ci puoi dire tu rispetto a questo?
Beh, la cosa che può essere un segnale importante, è la ripresa di un buon funzionamento, che non significa un funzionamento ideale. Il dolore rimane sempre, la morte nel cuore o la mancanza per quella persona rimarrà sempre. Però buon funzionamento significa che la persona, e così ha elaborato, va avanti con la propria vita, riesce a portare avanti. Io ho seguito, ho accompagnato una mamma, una giovane mamma, che l'anno scorso ha perso il figlio di 10 anni. Ecco, per lei ha voluto dire riprendere in mano le sue relazioni, affettive, ha voluto dire ricominciare a uscire e a andare a teatro, ha voluto dire. E andare a camminare sulla Francigena con la figlia, l'altra figlia che è rimasta con lei, ha voluto dire rimettersi in gioco come architetto nella sua dimensione lavorativa. Quindi, nonostante il dramma, questa è la misura, cioè vedere che la persona riesce a continuare a funzionare. Cioè, che significa questo? Che si sta adattando, sta mettendo in atto degli adattamenti cognitivi e degli adattamenti emotivi. Basti pensare a quello che abbiamo vissuto 2 anni fa con il lockdown. Ognuno di noi ha dovuto adattarsi a una qualcosa che, diciamo, mai potevamo pensare, no? Quello di stare 3 mesi chiusi dentro casa. Eppure lo abbiamo fatto al meglio. Questo è, diciamo, il parametro, la misura di un lutto ben elaborato, un buon adattamento. Bene, grazie Chiara, grazie mille. Ti leggo ora un'altra domanda, sempre disattivo un attimo l'audio. Ci chiedono ora come stare vicino ad una persona che sta vivendo un lutto, quindi che si tratti di un terapeuta, di un amico, di una persona cara, come stare vicino ad un altro che ha vissuto un lutto. Beh, spesso si sente dire devi farti forza, non ci pensare, distraiti, no? Questi sono i ritornelli. Invece stare vicino a una persona che sta vivendo un lutto è forse fare silenzio, è stare in punta di piedi davanti a un dolore che è una terra sacra e che la persona che si ha davanti, lei stessa non conosce, quindi tantomeno un altro che è fuori può conoscere quel dolore. Quindi stare in silenzio, le parole non sono sempre necessarie. E quindi la prima cosa è fare silenzio, seconda cosa che potrei dire è lasciare che la persona segua il flusso del proprio vissuto interno, sia che sia un giorno più disposta a piangere, sia che il giorno dopo sia più disposta ad andare in banca, alla posta, a pagare le bollette, a mettere a posto tutta la situazione in sospeso, lasciato ad esempio dal proprio marito, sia che invece la persona voglia fare altro, semplicemente voglia fare altro. Quindi si tratta di assecondare un movimento stando in punta di piedi. Grazie Chiara, vedo che stanno arrivando tanti complimenti per te dai nostri canali e anche altre domande. Purtroppo non abbiamo modo di leggerle tutte, però sicuramente avrete modo di raggiungere la nostra Chiara anche dopo questo festival, perché no? E chiedere a lei anche le ulteriori vostre curiosità. Chiara, io ti ringrazio ancora veramente per la tua presenza qui con noi, per il modo in cui ci hai permesso di entrare in questo tema così grande e profondo, e voglio dire un grazie anche a tutti voi partecipanti del Festival dell'Analisi Transazionale. Questo speech è arrivato al termine, ma come al solito voi rimanete con noi, rimanete connessi perché stanno per iniziare i prossimi speech pieni di ricchezza e soprattutto pieni di argomenti che hanno a che fare con l'okayness, questo elemento che profondamente può cambiare la nostra vita e quella delle persone vicine a noi. A presto e buon proseguimento di festival a tutti. Ciao!